Su, Evaristo, tutti a dormire. Domani ci penseremo. Vieni a dormire. Non ci penso proprio, ho paura di restare in quel posto. Non ci voglio assolutamente dormire. Per favore, Flora, ascolta un momento. Non è mai successo niente di grave in quella stanza. Beh... Non devi aver paura di Delfina. No. Siamo soli io e te. Non è solo questo. E cos'altro c'è? I ragazzi, non lo so, forse è meglio aspettare un po' prima scusa, di dormire insieme. Scusa, ma che cosa dobbiamo aspettare? Beh, il divorzio è pericoloso, l'avvocato ha detto che è adulterio. Ma come? No, aspetta un attimo, so di che cosa hai bisogno. Ah, sì? Sì, è proprio... Di cosa sentiamo? È quello di cui ho bisogno anch'io. Di che cosa hai bisogno? Che noi ci sposiamo. Mi prendi in giro? Certo che dobbiamo sposarci, è ovvio. Si dà il caso che il signore sia già sposato con una strega. Vuoi forse un harem? Perché io non voglio farne parte, chiaro? Che cos'è un matrimonio? Un documento? No, ecco, non è un pezzo di carta. È l'impegno che due persone prendono di fronte ai loro cari. È giurare di amarsi per tutta la vita. Di rispettarsi. E io mi sento pronto a giurarti molto di più. Anche io, amore. E allora sposiamoci, dai. Arriva la primavera, è un bel periodo. Va bene, sì. Sì. Lo voglio. Sì, amore. Allora domani ci sposiamo, d'accordo? Che cosa c'è? Che cos'hai, eh? Che cosa? Che non cosa? Lo so, ma per me è importante, non è una cosa da prendere alla leggera. No, ma io non sto... È un sogno che si avvera, d'accordo? Non sarà un vero e proprio matrimonio, ma avremo la benedizione dei ragazzi, ci saranno tutti, capisci? Io... Ma amore mio, tutto questo sta succedendo davvero. Noi sì, ci amiamo. Sì, lo so questo. Comunque... Non voglio ancora dormire con te. Insieme. Insomma, cerca di capirmi. Va bene, sta tranquilla. Ti capisco perfettamente, sai... Però non voglio nemmeno dormire da solo. Beh... Capisci? Non mi va di dormire da solo se so che possiamo dormire insieme. Beh, non lo so. Non lo so, forse... Possiamo dormire qui. Qui? Qui? Sì. Qui? Dai, sì, qui. Sì, domani ci svegliamo presto, ci sarà il sole. Che idee strane che hai a volte. È un'idea strana. Sì, sì, grazie per la tua comprensione. Flora, lo sai, io ti amo veramente, solo questo conta. Va bene, senti, facciamo così. Domani ci svegliamo presto e mettiamo i fiori, lo diciamo ai ragazzi, ci facciamo belli, prepariamo tutto e... Boom, ci sposiamo! Oh, che bello! E boom, ci sposiamo! Sì, come lo hai sto detto, nella eh? Pelle, sì! E boom, ci sposiamo, eh? Ah, quanto ti amo! Anch'io! Ti amo tanto! A domani! Tu non ti arrendi mai, Delfina. Mai. Sì. Uno. Due. No, non posso. È il mio profilo migliore. Non lo posso rovinare. Non sai quanto ti odio, Flora. Buongiorno, buongiorno, ma ora forza ragazzi, vi siete lavati i denti, dai, circolare, prego, coraggio. Ci saremmo addormentati 20 minuti. Come? Sì. Bene dormito? No, sono un pisolino. No. Forza ragazzi, a lavarsi i denti. Va bene. Ragazzi, venite un momento, dobbiamo dirvi una cosa. Ma adesso? Sì? Va bene. Io e Flor
Ci sposiamo oggi stesso. Le bottiglie di champagne e io prendo il chilo, ragazzi, è un'occasione speciale. Che meraviglia. Roberta, tua madre non mi porta la colazione in camera? Non è la tua cameriera, capito? Dai, non te la prendere, mamma. Andiamo in palestra? Sì, dai. Andiamo. Scusate, già che ci siete, dite al fabbro di cambiare la serratura per Delfina. Sì, ma tanto se torna non sa che cosa l'aspetta. Sì, andiamo adesso. Bene, adesso facciamo così. Andate in cucina a finire i vestiti che serviranno per questa sera, d'accordo? Sì, andiamo, Thomas, vieni. Va bene, dai. Vieni qui. Mi spieghi che cosa è successo? Dobbiamo organizzare una festa indimenticabile. Al lavoro. Io chiamo il fabbro. È primavera, ragazzi. Come state? Nicholas, vieni con me. Vieni anche tu. No, vai tu. Ciao, amore. Buona primavera. Ciao. 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 Già che ci siamo, vi invito a una festa a casa nostra. Ma Delfina e Malala non devono saperlo. E che cosa si festeggia? L'unione di Massimo e Flora. Voglio che sia tutto perfetto, d'accordo? Ci divertiremo molto. Che romantico. Sì, molto carino. E cambiando discorso, che farai con la madre di Nicholas? Ora vado da lei. Con te, Maria, vero? Sì. Ah. E Nicholas lo sa? No, e non deve. È andato via ora con Valentina, che tantomeno dovrà saperlo, va bene? Sì, ci penso io. Grazie. Devo assolutamente impedire che prendano i miei soldi, è troppo importante amore per mio, noi. Amore mio, sta tranquilla, ti prego. Io e te siamo due cuori e una capanna. Non abbiamo bisogno dei soldi per essere felici. Errore, giovanotto! Prima o poi la capanna vi risulterà stretta e i vostri due cuori ne soffriranno molto. Scusate se mi intrometto, ma per me sua madre ha nascosto quel documento in una bottiglia vuota. Poi lei, Sofia, guardate qua! E questo che cos'è? Documento che Frau Malamala ha rubato a lei. Ah, che bello, hai visto? Ci credo, grazie Greta. Ma finalmente andiamo a prendere le tue cose. Che bello, possiamo partire subito. Sì. Grazie. Meraviglioso. Lei contenta? Grazie. Vada, andiamo, forza. Ciao. Sei grande. Ehi tu, voglio un vestito da imperatrice con un mantello di seta italiana, ok? Please. Bene. Sembra che la giovincella parli un perfetto inglese, non è vero? What's the matter with you? I am... In francese, qu'est-ce que vous dites? in crico raganese, che olayan sarkis catapian? Vado subito a dire a mia madre di chiamarmi l'autista. Mamma! Ehi, ma dove eri finita? Mi aiuti con il vestito? Sì, grazie. Ah, signora Delfina, di nuovo questi Fritzenwalden. Prego, ditemi. Vi ascolto. Signor giudice, per favore, le chiederei di usare il massimo tatto. Si tratta di un caso di estrema delicatezza. Pensavo di essere in grado di affrontare la situazione, però mi è sfuggita di mano. Non ce l'ho fatta. Non posso. Insomma, che cosa è successo? Si tratta dei ragazzi, vi creano problemi? Il marito, forse? Terribile. Ma ti prego, Bonilla, no. Mio marito mi ha cacciata di casa e... ho fatto appena in tempo a vedere un'ultima volta le faccine dei ragazzi attraverso i vetri di una finestra. Mi chiamavano. Sì, quel tipo l'ha letteralmente cacciata e non le sto a dire in che modo. In che modo? In che modo? Ho capito, in che modo? Nel modo peggiore, signor giudice. Non può neanche immaginare. Non credevo proprio che potesse andare a finire così. Signora, signora, mi dica, ma che cosa ha fatto a quell'occhio? Cosa? Non si preoccupi. Non si preoccupi. Aspetti qui. Vado a prenderla. Sa, il fatto è che si è spaventata talmente tanto che soffre di continui attacchi di panico. Aspetti. Delfinuccia cara. Ha chiamato qualcuno per me? Nine. Roberta, che dici se andiamo a cambiarci? No. Che c'è? Come stai? Meglio.
Mia madre mi ha perdonata. Ma certo, non sapevi che le mamme perdonano tutti i guai che combinano i loro figli? Sì, le mamme perdonano, ma Lucas no. Beh, secondo me ha solo bisogno di un po' di tempo. Vedrai che si farà vivo. Tu intanto ti cambi, ti fai carina e quando ti vedrà sono sicura che dimenticherai il motivo per cui si è arrabbiato e... No! Salve! Io. Ah, avanti, finire, mettere qua sopra. Il vostro ordine. Ah, io dovrei fare telista per chiedere più verdure, eh? E con permesso. Sì, io vado a vedere come stanno i ragazzi. E io vado a pulire il salotto, scusate. Ciao. Non so se ti hanno detto della festa, se ti va puoi venire. Se è un invito tuo, scordatelo. È orrendo quello che hai fatto a tua madre. Mi hai davvero deluso. Ancora tu. Un secondo, signora, sono qui per Nicolas. Non so neanche chi sia questo Nicolas. Senta, glielo chiedo per favore, voglio solo che lo ascolti. Aspetti. Non voglio ascoltare niente. Non è possibile. Amore mio, adesso è meglio che ci calmiamo un attimo. Torniamo dopo. Cerca di capirla, neanche per lei deve essere facile. Hai ragione. Andiamo. Io ho già detto che non voglio! Salve, signora. Scusami. Io mi chiamo Danilo. Piacere, Danilo. Scusa, ma non voglio comprare niente. No, non voglio venderle niente. Sono qui per parlarle. I miei amici stanno male per... Anche tu. Ho chiesto di essere lasciata in pace. Se è uno scherzo, è di pessimo gusto. No, le posso assicurare che non è uno scherzo. Non si preoccupi. Signora, sa bene che i ragazzi potrebbero venire con un giudice e chiedere l'esame del DNA. Sono qui per Franco, il ragazzo che è appena andato via. Si sta sbagliando di grosso. Io devo soltanto farle una domanda. Franco. Signora, la prego, mi deve ascoltare. I miei amici stanno malissimo. Hanno scoperto che la loro vita è stata tutta una bugia. Per favore. Mio figlio si chiama Franco. Mio figlio. Ti prego, dimmi com'è, se nella vita ha sofferto tanto. No, vive bene? No, signora, aspetti un attimo. Com'è mio figlio? Uno solo. Di mio figlio. Ma lei ne ha avuti due. Uno è morto alla nascita e l'altro non lo potevo tenere. Non potevo, capisci? Ero molto malata e sola. Se uno è morto... Signora... Non posso. Signora, Franco è suo figlio. Signora, la prego, risponda. Faccia! Ero sola. Che cosa le prende? Perché piange? Si può sapere cosa le hai detto? Guardi me, si calmi. Tu... Io ho l'impressione di conoscerla già. No... Io non ti ho mai visto. Scusa, Franco, volevo solo aiutare. Aiutare? A fare cosa? Chi ha chiesto il tuo aiuto? Chi? Ora basta, dai. Siamo tutti qui per aiutarti. Esatto. L'ho fatto per Nicolas. Ti chiedo scusa, ma... Lo sai, sei strano ultimamente. Anche troppo, direi. Mi dispiace.